23 gli spacciatori arrestati in flagranza di reato, 16 le ordinanze di custodia cautelare delle quali 9 già eseguite, 44 indagati, 50 segnalati per consumo di droga, 104 perquisizioni, 2 kg di cocaina, 50.000 euro e 50 telefonini sequestrati. Sono questi i numeri dell'operazione Casablanca che è arrivata a conclusione dopo 2 anni di complesse indagini. L'ultima puntata ieri ha impegnato 200 carabinieri e decine di agenti della Polizia Municipale. Lavoro anche le unità cinofile dei carabinieri di Firenze e di Pisa e i militari del battaglione Toscana. Ripulito il centro storico, chiuso il mercato della droga impiantato da una banda di magrebini a cui si rivolgevano anche tanti minorenni. Un'indagine difficile portata avanti dal nucleo investigativo dei carabinieri coordinato dalla procura. È un livello di attività repressa di reato che è, diciamo così, trae la sua pericolosità non solo dal fatto in sé ma anche da questa sorta di diffusività proprio nell'ambiente, sul territorio. Le ordinanze di custodia cautelare riguardano pluripregiudicati per reati specifici, tutti tra i 20 e i 30 anni, originari del Marocco e tutti irregolari in Italia. 9 quelli già finiti in carcere, 3 sono stati presi a Prato, 5 a Firenze e 1 a Lodi. Il canale di approvvigionamento era quello di Milano e utilizzando 2 autovetture nelle quali erano stati ricavati dei doppi fondi, la droga arrivava in Toscana. In particolare sulla piazza di Prato, cocaina e marijuana. Nella piazza pratese la droga finiva in 1000 rivoli, in tante mani diverse ma tutte magrebine che spacciavano ovunque in centro, in particolare in piazza Mercatale, piazza San Marco, viale Vittorio Veneto, via Cirioni e piazza Lippi. Droga che veniva acquistata per il consumo diretto oppure per essere di nuovo spacciata. Importante il contributo della Polizia Municipale. Ieri abbiamo effettuato delle perquisizioni anche presso esercizi commerciali nei quali avveniva l'aggregazione di giovani, l'incontro tra lo spacciatore e l'acquirente e quindi in molte situazioni venivano tollerate.